Siamo dati Gesù e Maria. Questo splendido Vangelo che abbiamo appena ascoltato, che ha dei collegamenti differenziati con le letture che lo precedono, come dicevo ieri sera, meriterebbe lungo approfondimento, cosa che non è possibile durante le omelie domenicali, e quindi cercheremo oggi di focalizzare l'attenzione, andiamo subito al dunque, sulla seconda parte del Vangelo. La prima parte abbiamo ascoltato, no? Gesù fa una domanda: che cosa pensa la gente di me? E poi che cosa pensi tu? Ecco, ieri sera ho approfondito questo aspetto, lasciando ai fedeli, lo suggerisco anche a voi, come compito a casa, mettiti un quarto d'ora in silenzio davanti a Gesù e chiediti: chi sei tu per me? Non lo diamo per scontato che noi ci crediamo sul serio in Gesù, che crediamo veramente che è il Messia, che è il figlio di Dio, eccetera, eccetera, no? Ecco, Pietro dà la risposta esatta, però seconda parte del Vangelo. Il Cristo significa il Messia, quindi colui che è l'atteso delle genti. Nel Vangelo di San Matteo, in parallelo, c'è anche l'affermazione esplicita del figlio di Dio. Quindi, io sono il Messia, io sono il figlio di Dio. Bene, adesso parlo. Cosa dice Gesù? Comincia a insegnare che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Adesso noi sentiamo queste cose nel 2018, quindi lo sappiamo come va a finire, no? Provate a mettervi nei panni di San Pietro. Alzi la mano chi avrebbe risposto: ah certo Signore, grande sapienza, perfetto, questa è la volontà di Dio, vai e noi pregheremo per te. Tutti penso che avremmo risposto, come rispondeva San Pietro, che dico: ma stiamo scherzando, tu sei il figlio di Dio, devi andare a fare una fine di questo genere, rifiutato, ucciso, messo a morte. Qualcuno avrebbe risposto diversamente, ma possiamo dire noi cose, sinceramente. Eppure questa risposta a Gesù come la ribatte? Allora guardate prima i gesti, perché nel Vangelo di San Marco, come abbiamo visto nell'anno scorso che l'abbiamo visto insieme, a proposito del Vangelo, io vi raccomando la partecipazione a questo incontro, quantomeno, per dire, il Papa Palermo davanti al Vescovo ha detto queste parole al Vescovo di Palermo: fai in modo che tutti gli abitanti di Palermo possano avere un Vangelo piccolino da prendere, portarselo dietro e imparare a leggerlo. Se lo volete metto subito in pratica, ne compro quanti volete, perché esistono i Vangeli piccolini, pocket, da portarsi in tasca, perché il Vangelo bisogna leggerlo, figlioli miei cari, altrimenti Gesù non lo conosciamo veramente. Ci abbiamo tante cose dentro la testa, ma se voglio sapere cosa pensa Gesù devo andare alla sua voce. Ci abbiamo quattro Vangeli, è abbastanza, insomma, è tanto. Chiusa parentesi, quest'anno quando abbiamo letto insieme il Vangelo di Marco, una delle caratteristiche del Vangelo di Marco è che Gesù ha dei gesti molto espressivi, no? Allora Pietro si prese di sparte e si mise a riproverare. Cioè il discepolo che riprova il maestro, un uomo che riproverà Dio, un servo che riproverà il padrone, lui l'ha fatto in buona fede, l'ha fatto per amore, no? Perché non voleva che Gesù facesse quella fine. Guardate Gesù cosa fa. Egli, voltandosi, bisogna guardare, e guardando i suoi discepoli, quindi davanti a tutti, rimproverò Pietro e gli disse: via da me, Satana. Davanti a tutti. Attenti, perché? Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini, ecco il punto fondamentale. Gesù, ecco perché dobbiamo conoscere il Vangelo, ci porta sulla terra non un modo di vivere, come dire, semplicemente da brave persone o secondo l'umano buonsenso, ma un modo di vivere divino. Io ieri ho detto, stato un quarto d'ora davanti al crocifisso, copiando un'espressione che il Papa ha raccomandato, che ascoltava l'omelia il giorno dell'esaltazione della Santa Croce. Ha detto: mettetevi un quarto d'ora davanti al crocifisso, davanti alla croce, perché davanti alla croce siamo tutti quanti un po' in crisi, non semplicemente prendendo molto sul serio, che non lo facciamo mai abbastanza, cioè il figlio di Dio per la tua salvezza, per i tuoi peccati e i miei, ha fatto quella fine. Noi dobbiamo stare lì davanti e lasciarci mettere in crisi da questo. Ma ha anche detto, questo qua sarà appunto nella prossima omelia, che chi vuole andare dietro di lui, la croce la deve prendere ogni giorno, prenda la sua croce e mi segue. Quindi c'è la croce di Cristo e c'è la croce mia,
Ma voi capite che il buonsenso umano, la prudenza umana, cioè chi di noi desidera soffrire, desidera andare in croce, vuole stare male, per amore di Dio e per la salvezza del prossimo. È un modo di pensare che urta la nostra umana sensibilità, il nostro buonsenso, ci sembra strano. Allora andiamo verso la conclusione, perché a questa parte del Vangelo è strettamente collegata alla prima lettura, che tra l'altro ci rimanda, se vi ricordate, al Vangelo domenica scorsa. Vi ricordate, Gesù cresce il sordo muto. Chi è il sordo? Il sordo è quello che ci sente bene nei confronti della parola di Dio. Allora, la prima lettura, che è uno dei quattro canti del servo di Yahweh, del Signore, è una profezia delle sofferenze di Gesù. La rileggo insieme con voi, no? Soprattutto l'inizio. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Sentite, ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Questo scritto molti secoli prima di Gesù è una descrizione anticipata di quello che a Gesù sarebbe successo. Gesù è stato flagellato, a Gesù gli è stata strappata la barba, si vede benissimo dai reperti della Sacra Sindone, e è stato ricoperto di sputi. Voi sapete che sulla Sacra Sindone si trovano tracce di saliva umana all'altezza del volto, quindi non ci sono chiacchiere queste qui, Quindi questa è una descrizione anticipata di quello che Gesù ha sofferto. Per entrare in questa logica, che cosa è necessario che succeda? Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Quindi, quando il Vangelo è Vangelo, noi la prima reazione che ci abbiamo è di irrigidirci, non soltanto dinanzi a queste cose, no? Pensate a quello del Vangelo che abbiamo ascoltato qualche giorno fa di San Luca. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per i vostri persecutori e per quelli che vi trattano male, e benedite quelli che vi maledicono. Cioè, c'è qualcuno che parla male di te, tu devi parlare bene di lui. C'è qualcuno che ti ha fatto un torto, non devi rispondergli facendogli del bene. Capito? Qui ci stanno alcune persone che stanno nel consiglio pastorale, nel comitato parrocchiale. Allora, io sto dicendo anche a tutti quanti noi, se noi non siamo questo, possiamo tranquillamente andare a casa. Capite? Perché i cristiani presentano questo modo di vivere, capite? Se noi ci comportiamo come si comportano quelli che non credono in Gesù, cioè è chiaro che se lui mi dà uno schiaffo, ma qualunque essere umano ti dà uno schiaffo, te lo ridà. Se ti parlano male, poi ti parlo male io, capite? Se mi fai un torto, non ti parlo più, ti guardo mai più in faccia, capite? Questo lo fanno tutti. Ma Gesù dice, ma se fate così, ma qual è la differenza tra voi e i pagani peccatori? Così no, se pensi in maniera soltanto umana, vedi, pensare secondo Dio e secondo gli uomini, perché una persona dovrebbe diventare cristiana? Cosa porti di differente? Che fai qualche rito, che dici qualche preghiera, che anziché, non sapete, tutte le religioni vanno ai riti. Noi oggi qui stiamo a messa, i musulmani arrivano alla preghiera, il sabato gli pregano in sinagoga, e le altre religioni non so che fanno, capite? Tutti quanti hanno i tempi, hanno un punto, quindi capite? Ma il cristianesimo c'ha qualche cosa di più grosso, cioè venendo Dio sulla terra in Gesù ci ha portato il suo modo di pensare. Noi nel Padre nostro diciamo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra così come si fa in cielo. E è chiaro che la prima cosa che dobbiamo fare qual è? Pietro reagì in maniera impulsiva, cioè se tu credi che Gesù è Dio e Gesù ti dice, bene, io devo andare a morire in croce, tu non devi reagire dicendo, fermo, oh, calma. Chi ha parlato è il Signore, quindi tu non lo capisci quello che dice, fai un passo indietro e mettiti a pensare. Rifletti, calma, perché chi ha parlato è Dio, però vedete che, e concludo, qual è la domanda di base? Noi ci crediamo veramente che Gesù Cristo è Dio fatto uomo, che è Dio, che quando io ho terminato il Vangelo dico parola del Signore, e voi rispondete lode a Dio Cristo, è Dio che ha parlato attraverso queste parole, e io adesso sto cercando semplicemente di riproporle e di spiegarle, di commentarle, ma chi comanda nella parola di Gesù non è una parola di un uomo, io sono un servitore della parola, tutti siamo servitori della parola, dal Papa fino all'ultimo prete che sta in giro, fino all'ultimo battezzato, tutti quanti siamo sottomessi a questo Vangelo, nessuno lo può cambiare, nessuno lo può alterare. Ecco, allora domanda da buttarci a casa,
Io penso secondo Dio e secondo gli uomini. Ho bisogno di chiedere al Signore: Signore, aprimi un po' le orecchie, d'accordo? Perché la sapienza divina, io faccio un po' di resistenza. Vedete, il Signore mi ha aperto le orecchie e non ho posto resistenza. Io voglio cambiare, voglio ampliare gli orizzonti, voglio comprendere la logica evangelica e cominciare a viverla. Se questo non c'è, aiutami. Ecco, quello che noi dobbiamo fare, mettiamoci però in condizione di ascoltare. O ti prendi un bel Vangelo e te lo metti in tasca e te lo leggi, o trovi modi per ascoltare, ascoltare, ascoltare. Perché oggi, di questi tempi, diceva il Cardinal Petrocchi, che verrà venerdì prossimo a noi giovani preti, la cosa più importante che dovete fare è formare la comunità. Perché non è che le persone non vogliono seguire il Vangelo, ma se lo sono dimenticato, e c'è bisogno di qualcuno che l'ascoltino, lo annuncia, senza imporlo a nessuno, ma dando la possibilità alle persone di poter entrare in contatto con la parola di Gesù, così come diceva San Francesco, così come ce l'ha consegnata, per decidere se vogliamo vivere secondo Dio o se vogliamo continuare a vivere secondo gli uomini. Chiediamo alla Madonna che in questo mai sufficientemente compiuto cammino ci assista, ci accompagni e ci aiuti. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato.